gli abiti di scena come pretesto per dipingere, il virtuosismo del tratto applicato ai paesaggi urbani e alle nature morte, lo sguardo e il tocco dello scenografo sui bozzetti per spettacoli teatrali. Tutto questo è la magia del costume, la seconda mostra del Gaetano Castelli pittore ospitata dalla Galleria Paolo Antonacci. Io nasco pittore, ho avuto la cattedra al liceo artistico da giovanissimo, poi insegnavo all'Accademia Belle Arti, poi sono stato direttore all'Accademia. Cioè, voglio dire, scenografia vuol dire pittura, scultura, architettura. Ho un concetto un po' barocco dello scenografo, a 360 gradi. Non c'è solo lo scenografo televisivo. Mi conoscono come scenografo televisivo, ma in realtà io sono il direttore artistico a Moulin Rouge a Parigi. Faccio mostre in Cina, in Inghilterra. Quindi la scenografia per me è a 360 gradi e per esprimermi ho bisogno dei colori, ho bisogno della pittura. 24 gli oli su tela in esposizione fino al 10 dicembre. Molti raffigurano costumi di scena appesi a manichini vuoti, una scelta che sollecita la fantasia e comunica con lo spettatore in quanto sognatore. Io non voglio fare i volti, i ritratti, preferisco che ognuno possa sognare e immaginare quell'abito indossato dalla persona che più preferisce. Diventano anche un po' metafisici. Tutte le opere hanno come filo conduttore stilistico il ricorso alla tecnica seicentesca delle velature, da cui risulta la cifra di luce e colore della pittura di Castelli. Ho bisogno della luce. Fare la pittura a olio per velature vuol dire fare sprigionare poi dal quadro la luce. Se vedi i quadri qua dentro, sono tutti molto luminosi. È un po' una tecnica che adoravano veramente nel 600, perché ci vuole pazienza e ci vuole soprattutto un colore, ripeto, molto trasparente che permetta poi di passare la luce. L'affollato vernissage ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, da Paolo Bonolis a Pippo Baudo, da Enrico Montesano a Pierfrancesco Pingitore e molti altri compagni di strada di Castelli negli anni del lavoro in Rai.